Ora si Ciao a registrerà la tutti. Buonasera conferenza. a tutti. Procediamo all'appello di questa commissione. Presenti i consiglieri Mezzena, Raimondi, Nebuloni e Croce. Abbiamo due punti all'ordine del giorno di questa commissione. Darei la parola a Elisa Lonati per il primo punto relativo agli esiti dei bandi comunali. Ok, Prego, grazie Assessore Presidente. Lonati. Nell'ultima commissione vi avevamo mostrato tutte quelle che erano i prossimi bandi che sarebbero usciti tra il mese di maggio e il mese di giugno. Se vi ricordate, erano un po' tutta una serie di occasioni per i cittadini di Paraviago di avere degli incentivi economici. Per cui andiamo a vedere un po' come sono andati questi esiti dei bandi, tra cui c'era il bando, l'avviso pubblico per gli alloggi popolari, c'era un alloggio presente nell'avviso di proprietà comunale e quattro invece di proprietà di Aler, siti tutti nel comune di Paraviago. Per questi alloggi hanno fatto la domanda 16 cittadini di Paraviago per quello di proprietà comunale, mentre 17 sugli altri alloggi. E dal momento che la graduatoria è unica ed è una graduatoria per questo avviso che è su un sistema informatico di Regione Lombardia, come avete visto, risultano i codici e gli identificativi delle persone che attraverso l'ISPID o altri strumenti di identificazione personale hanno presentato questa domanda, però noi come comune non sappiamo al momento se questi cittadini di Paraviago hanno fatto la domanda in altre graduatorie, per cui in alloggi di proprietà di altri comuni, perché ogni comune vede solo i propri. E visto che c'era la possibilità di presentarsi per gli alloggi siti in tutto l'ambito con diversi criteri a seconda del punteggio, se si svolgeva un'attività lavorativa presso quel comune oppure no, comunque si aveva una gradualità nel punteggio diversa, per cui noi vediamo solo quelli di Paraviago. La graduatoria è stata pubblicata in via provvisoria dopo una serie di controlli e la possibilità per eventuali persone di poter presentare il ricorso solo nel caso in cui sia sopraggiunta un'invalidità è diventata definitiva. Dopodiché queste persone, che sono le prime nella graduatoria per l'alloggio, verranno contattate direttamente o da Aler o dal comune a seconda della proprietà dell'alloggio e si procederà con la verifica dei requisiti prima di arrivare all'assegnazione. Per cui perché ci sia una vera assegnazione di quell'alloggio passeranno un'altra 2 settimane. Adesso vi condivido lo schermo. Queste sono il riepilogo delle domande per l'assegno del nucleo 3 figli che sono pervenute nell'anno 2021. È un assegno che è pari a 1.886,82 euro annuali, viene erogato in due tranche a quei nuclei familiari che ovviamente anche su una base dell'ISEE hanno 3 o più figli minori. Viene erogato dalla nascita del terzo figlio fino al compimento dei 18 anni, per un totale di 98.527 euro, che sono tutti i contributi che vanno quindi a queste 54 famiglie paraviaghesi. Questo, se volete, è il dettaglio anche delle nazionalità. L'assegno di maternità invece è una misura che viene erogata come assegno dall'INPS, ma tutta la parte di istruttoria della domanda di ricevimento e di immissione dei dati della persona che la presenta viene svolta invece dal personale comunale. Anche qui c'è un limite ISEE, devono essere lavoratori che hanno avuto una cessazione, i cosiddetti lavoratori atipici. Per il momento sono state presentate 6 domande. Vengono erogati 1.740,60 euro come contributo e anche qui c'è il dettaglio delle nazionalità.
Il bando buoni spesa, anche qui che era stato emanato nel mese di aprile, per un mesetto circa è stato aperto questo bando con i fondi di solidarietà alimentare che c'erano arrivati dal governo causa Covid. Sono pervenute un totale di 307 domande tramite la piattaforma informatica che avevamo predisposto appositamente. Di queste 307 domande, 132 sono state valutate e assegnate come priorità 1. Per cui questi 132 nuclei familiari hanno avuto una riduzione del reddito direttamente conseguente dall'epidemia di Covid-19. 78 di queste, 78 ulteriori domande, hanno avuto una riduzione del reddito, ma non determinante direttamente dalla pandemia, per cui erano già famiglie che si trovavano in una situazione di difficoltà economica precedente o intervenuta, ma non direttamente correlata alla crisi economica. 52 domande delle 307 sono state rigettate perché non avevano i requisiti di riduzione del reddito. 45 sono domande che presentavano degli errori proprio nella parte di compilazione anagrafica. Alcuni di questi, diciamo, avevano proprio delle sviste nel segnare i dati personali delle persone, oppure alcuni utenti, siccome si chiedeva di segnare tutti i componenti del nucleo familiare e il relativo possibile reddito percepito, alcuni hanno inteso di non dover inserire, ad esempio, dei minori anche molto piccoli perché chiaramente non hanno reddito. E facendo poi le verifiche anagrafiche, chiaramente il nucleo familiare era composto sia dai genitori che dai minori. Per questo è stata data la possibilità, trattandosi solo di sviste anagrafiche, di poter correggere la domanda. Quindi queste 45 sono state riaccertate e sono state assegnate come contributo. Il totale quindi erogato da questa tranche è di 101.600 euro. Il totale delle domande positive è di 255 beneficiari. Qui vedete il dettaglio del taglio dei buoni. 200 euro per sola persona, 41. 300 erano due componenti del nucleo familiare, 400 tre componenti, 500 euro a 4 fino al totale dei componenti della famiglia. Queste sono state quasi la metà dei beneficiari, per cui 121. Avanza da quanto ci è stato assegnato circa 15.000 euro, che andranno a reimplementare un fondo che ci è stato recentemente nuovamente rifornito dallo Stato, che sono 117.000 euro di trasferimenti, sempre destinati alla solidarietà alimentare, con la differenza che questa volta nell'ultimo decreto, nonostante si chiami solidarietà alimentare, viene specificato che è una misura che spetta ai comuni che devono erogare ai nuclei familiari per necessità che vanno dal pagamento delle utenze, canone di locazione e eventuali agevolazioni sulla Tari. Per cui, a differenza delle prime due tranche di contributo che erano legate solo ed esclusivamente a buoni spesa, solidarietà alimentare e beni di prima necessità, questi invece hanno queste tre diverse destinazioni. Ci sono stati assegnati, non credo però che tuttora siano già stati trasferiti al comune, perché è proprio degli ultimi giorni. No, non sono stati trasferiti, Elisa. E comunque abbiamo già fatto tre edizioni di buoni spesa, eh. Sì, due erano stati finanziamenti, tre le edizioni del bando. Adesso, se mi date un secondo, vi recupero l'ultima tabella. Che l'ultimo dei bandi di cui avevamo parlato era quello relativo alla misura B2, che sono i voucher per la grave disabilità.
Nel mentre avete delle domande? No, al momento Ricondivido lo schermo. Ok. Questa è relativa alle domande che sono state presentate dai cittadini del comune di Paraviago all'ufficio di piano. Come vedete, sono divise a seconda della tipologia per cui si è fatta la richiesta per il voucher e anche a seconda della tipologia era diverso il valore poi del voucher. Dal caregiver familiare per quanto riguarda i minori, gli adulti e l'area anziani, il supporto all'assistente familiare per cui le badanti, i progetti per i minori che vanno dalla psicoterapia, progetti comunque legati all'area disabilità e progetti di vita indipendente. Sono state presentate un totale di 26 domande, una persona purtroppo è deceduta per cui è già stata esclusa dal contributo, e 10 sono state ammesse finanziate, 15 ammesse per cui avevano i requisiti ma non finanziate. E poi vedete qual è il finanziamento a seconda della tipologia di progetto. È un finanziamento di un anno. Scusa Elisa, Sì? no, non ricordo questo fondo per disabili di misura B2, se non sbaglio, sì, domande B2. Quant'era il fondo totale? Fondo totale mi sembra che era intorno ai 150.000 euro. Questo Ah, per deriva cui. dal Fondo Nazionale Politiche Sociali, viene trasferito agli ambiti territoriali. Il totale del Fondo Nazionale è circa 1.010.000 euro che viene trasferito. E con questo fondo si finanziano tutta una serie di misure, di unità di offerta e tra le misure c'è anche la misura B2 che è quella per la grave disabilità. La misura B1 ha un funzionamento a voucher simile a questa, ma è per la gravissima disabilità. E poi vengono finanziate le unità di offerta, l'assistenza domiciliare integrata, viene finanziata la domiciliare minori, tutta una serie di attività che avevamo visto e riprenderemo anche nel punto successivo, perché riguarda proprio la programmazione zonale. C'era anche il discorso dei campi estivi, se non sbaglio. Sì. Per i ragazzi disabili anche questo può essere finanziato all'interno dei progetti per i minori. Grazie. Niente. Mi scusi Elisa, Sì. in che senso quindi ci sono state ammesse ma non finanziate? Cioè che non sono ancora state finanziate o che ci sono problemi per l'erogazione dei fondi? Cioè Sono state mi sfugge. ammesse perché ne avevano i requisiti, non finanziate perché ovviamente il fondo non basta per tutte le misure e quindi nella graduatoria effettuata sono rimaste più indietro rispetto agli altri e non sono state premiate. Più o meno questo dato, quasi del 50%, è un dato storicizzato che si vede tutti gli anni. E è lo stesso praticamente in tutti i comuni, per cui questo andamento è così. Tra le varie quote, perché è una decisione comunque del piano di zona, definire le quote di finanziamento e dei range, si tiene conto prima di tutto che sia una cifra coerente con la destinazione del progetto, per cui che serva davvero a dare un beneficio e a realizzare quel progetto che si intende. Poi si cerca un po' anche di abbassarlo per far sì di allargare la platea dei beneficiari, per cui ci sono queste due questioni che si cerca sempre di bilanciare, per far sì che più persone, più famiglie accedano al contributo, ma che sia un contributo che riesca a dare un risultato. Perché se dessimo la metà a tutti, chiaramente ci sarebbero tutti i beneficiari, però poi non si riuscirebbe a realizzare davvero quel progetto. Per cui è un bilanciamento che viene fatto. Grazie. Niente. Sono domande?
Va bene. Passiamo al punto 2. Sì, passiamo al punto 2 che è linee guida, nuova programmazione zonale 21-23. Parola all'assessore Donati. Grazie. Se vi ricordate, avevamo fatto una commissione proprio per presentare che cos'è il piano di zona come quell'ente strumentale dell'integrazione tra i comuni e ASST per l'erogazione dei servizi e la programmazione dei servizi sociosanitari. Questo ente, si basa su una programmazione che viene fatta da tutti gli enti dell'ambito territoriale. E se vi ricordate, vi avevo fatto vedere tutte quelle che sono sia le fonti di finanziamento che le progettazioni in corso. La novità era che l'ambito del Legnanese, di cui fanno parte gli 11 comuni, si era unito all'ambito del Castanese, come da riforma richiesta dalla Regione Lombardia, andando a costituire l'ambito dell'Alto Milanese, che è oggi formato da 22 comuni. Eravamo arrivati quindi a sottoscrivere un documento e l'accordo di programma per il 2020. Si pensava che Regione Lombardia, visto che quel documento invece che una programmazione di 3 anni è stata una programmazione di uno, quindi venisse prorogata, in realtà sono arrivate poi ad aprile, tramite apposita DGR che avete come allegato alla Commissione, le nuove linee guida per la programmazione zonale. Per cui avete visto tutto il documento che fa un po' il riepilogo di che cosa è avvenuto negli ultimi 3 anni, dei 4 nuovi ambiti che si sono creati dopo la fusione. Abbiamo ricevuto una premialità di 40.000 euro per questa fusione con il Castanese. Nella nuova DGR viene specificato che sarà ulteriormente premiante l'essersi fusi con un altro piano di zona, però non viene specificato per quanti mila euro sarà l'ammontare di questo beneficio. La DGR punta soprattutto, oltre ad individuare quelle che saranno le macro aree della programmazione zonale, punta soprattutto a una sorta di ricostruzione necessaria post-Covid, per cui sostenendo che sicuramente il tessuto sociale è cambiato, bisognerà capire quanti saranno gli strascichi, soprattutto dal punto di vista del mondo del lavoro, della pandemia e che quindi potrebbero andare ulteriormente a modificare il tessuto sociale su cui dovremo andare poi ad effettuare gli interventi della programmazione. Quello su cui punta maggiormente, probabilmente proprio a causa della pandemia, è l'integrazione sociosanitaria dei servizi, per cui sostenendo che tutto quello che saranno le progettualità devono essere condivise e integrate con l'SST e gli distretti, con anche ovviamente il forte ruolo del terzo settore, sia nella programmazione che nella realizzazione di questi interventi. Oltre alla DGR che voi avete, io vi farei vedere un documento che è stato preparato dall'ufficio di piano e che abbiamo presentato martedì al primo incontro con anche quelle che sono le organizzazioni del terzo settore, che fa un po' anche da riassunto di quello che sarà il percorso e gli obiettivi strategici su cui stiamo lavorando. Adesso arrivo. Questo è il percorso, lo vedete? Okay. Che ci si è date dalla presentazione delle linee di indirizzo, una prima assemblea dei sindaci, che l'assemblea dei sindaci di distretto è il luogo dove si prendono le decisioni sull'integrazione sociosanitaria, l'avvio degli incontri con ASST e il piano di distretto, iniziare una cabina di regia con ATS della città metropolitana e il primo tavolo di questi incontri, a cui però ATS non ha partecipato, è stato il punto martedì. Questo incontro abbiamo presentato questo documento alle associazioni che sono intervenute, al forum del terzo settore, alle organizzazioni sindacali, alla Fondazione Ticino Lona, prevedendo poi le prossime tappe. Per cui da questa ricognizione avviare dei tavoli di lavoro sulle aree di programmazione con la presenza
ulteriormente allargata di associazioni, associazioni sindacali, associazioni datoriali e anche associazioni specifiche. Ad esempio, per quanto riguarda la parte delle politiche del lavoro, assolutamente inviteremo l'AFOL, le agenzie per il lavoro, i centri per l'impiego. Per quanto riguarda le iniziative che riguardano l'housing, sicuramente dovremo chiamare anche ALER, le associazioni degli inquilini. Per cui dal mese di agosto, nella seconda metà del mese, verrà fatta una sorta di avviso pubblico per invitare tutte le associazioni, rappresentanti, enti che vorranno portare la loro esperienza e il loro contributo alla programmazione a farsi avanti e a partecipare poi ai tavoli che verranno calendarizzati per arrivare alla stesura integrale del documento condivisa sia con loro, con i comuni, con ASST. E arrivare quindi entro dicembre 2021 alla sottoscrizione dell'accordo di programma e all'approvazione poi del nuovo piano di zona. Verrà presentata oggi la nuova riforma sanitaria di Regione Lombardia. Probabilmente ci saranno quindi dei mutamenti in quelli che sono le caratteristiche programmatorie o d'azione degli ambiti, perché questo ci è stato prospettato, che potrebbe far slittare questo termine, proprio perché se ci sarà una ridefinizione, slitterà anche l'accordo di programma. Per cui su questo staremo a vedere. Allora, quindi la DGR cosa dice? Prioritaria l'integrazione socio-sanitaria, per cui tra quella che è la parte comunale dei servizi, rafforzare il lavoro congiunto con la SST per una presa in carico sempre più integrata sul cittadino. Punta sul sviluppo di progettualità trasversali e costruire modelli rafforzati di collaborazione. Oltretutto ci sono delle premialità. Perché se due obiettivi specifici vengono affrontati da almeno due ambiti territoriali, vengono erogati 20.000 euro in più di premialità all'ambito. Se invece sono più di due, saranno 50.000 euro. Si sono già presi dei contatti con l'ambito del Magentino e dell'Abbiatense, condividendo tre aree progettuali su cui sviluppare insieme dei piani. Queste tre aree sono frutto di un confronto tra i 22 comuni, tra l'ufficio di piano, tra le due aziende, quella del Legnanese Sole e quella del Castanese, così come con la SST che ci hanno segnalato particolari difficoltà, soprattutto nel periodo clou del lockdown, su queste tre aree, che sono quelle su cui quindi si baserà una progettualità insieme. Percorsi di vita per persone con disabilità, con particolare riguardo alla disabilità psichiatrica. L'area del disagio giovanile, classificato 15-30 anni, anche a seguito post-pandemia. L'area minori, soprattutto per quanto riguarda le prese in carico della neuropsichiatria infantile, che oggi è un servizio che ha una lista d'attesa veramente molto lunga e questo a cascata si ripercuote poi sulla presa in carico che avviene ritardata, sugli interventi che devono essere effettuati sia per quanto riguarda il sostegno scolastico che domiciliare, che vengono ritardati se la diagnosi non è tempestiva. E quindi sono i tre ambiti su cui si vuole andare a progettare insieme. Queste poi sono le macro aree della programmazione zonale che vengono evidenziate nella DGR di Regione Lombardia, dal contrasto alla povertà all'emarginazione sociale, con i punti chiave, come vedete sempre, la vulnerabilità multidimensionale, per cui un approccio che non è solo dei servizi sociali comunali. Verificare se c'è una nuova utenza rispetto al passato, soprattutto a seguito del Covid, lavorare sui lavoratori precari, sulle famiglie numerose, così come sui monoreddito. Per le politiche abitative, la platea dei soggetti a rischio, che probabilmente si è molto allargata,
sempre la vulnerabilità, la qualità dell'alveare, la coprogrammazione degli interventi e nuovi strumenti per la governance. Promozione dell'inclusione attiva, facilitando l'accesso alle opportunità e sviluppare le reti. La domiciliarità, di cui si parla moltissimo e sarà anche un elemento della riforma sanitaria, secondo dei canoni di flessibilità, di tempestività della risposta, allargamento dei servizi a nuovi soggetti e ampliamento dei supporti da fornire all'utenza. Per gli anziani, rafforzare gli strumenti di long term care, autonomia e di nuovo domiciliarità, personalizzazione e accesso ai servizi, il ruolo delle famiglie e del caregiver, sviluppare le azioni della riforma sanitaria, rafforzamento delle reti sociali e contrasto all'isolamento. Altro elemento che sicuramente è nuovo e deriva anche dal Covid è la digitalizzazione dei servizi, sia per l'accesso per i servizi, quindi lavorare sull'organizzazione del lavoro per la digitalizzazione e l'integrazione tra i collegamenti. Politiche giovanili per i minori, come contrasto alla prevenzione alla povertà educativa, così come alla dispersione scolastica, rafforzamento del lavoro delle reti sociali, prevenzione e contenimento del disagio sociale e suo riflesso sulla salute. Interventi connessi sia alle politiche per il lavoro, ma anche alle politiche giovanili, sono il contrasto alle difficoltà socio-economiche dei giovani e i NEET. E questo, come vedete, rientra anche in uno degli autospecifici che ci eravamo dati per il lavoro tra più ambiti. Interventi per la famiglia, dai caregiver, sostegno, fattore famiglia, contrasto e prevenzione alla violenza, conciliazione dei tempi di vita lavoro, ruolo della tutela minore. Interventi a favore delle persone con disabilità, per cui da ruolo e il supporto delle famiglie del caregiver, filiera integrata e percorso sul dopo di noi. Per cui, come vedete, le aree sono tantissime, sono tutte quelle su cui davvero lavorano i servizi sociali e sono tutte aree dove ci può essere una vulnerabilità del nucleo familiare. Ci siamo dati degli scenari di sviluppo, ovviamente per contare una governance sperimentale con una pluralità di soggetti con cui condividere delle soluzioni e progettare, programmare in maniera evolutiva e flessibile, coinvolgendo, dopo l'individuazione di obiettivi specifici, coinvolgere tutte queste i potenziali supporti per arrivare a progettare. Ci siamo dati quindi un percorso con la cabina di regia che è prevista direttamente dalla DGR per la costituzione dei tavoli di programmazione e progettazione, attivando percorsi flessibili per valutare i potenziali utenti, i potenziali bisogni, quindi dalle aree comuni su cui costruire il bisogno, individuare gli obiettivi, discuterne in tavoli di lavori tematici, non solo tra comuni e SST, ma quindi col supporto di tutte le organizzazioni che vi ho detto, per arrivare alla stesura del piano. Parole chiave che ci siamo dati sono territorio, da cui dobbiamo partire, l'osservazione e poi la programmazione. Abbiamo scelto poi queste immagini, spero la vediate bene, se no la restringo un attimo. È un girasole il cui centro rappresenta i nuclei familiari vulnerabili, le aree di intervento che rispondono anche a tutte le aree evidenziate come politiche di intervento dalla DGR, i petali. Sono tutte le aree, le programmazioni che sono in corso e da cui dobbiamo partire. Ognuna risponde a un bisogno specifico e sono tutti punti che dobbiamo implementare, ma che partono già dall'esistente. Per cui dalla presa in carico che è già individualizzata, ma va integrata col sanitario, riprendere e sviluppare temi come il reddito di autonomia, Grazie.
Alzarmi il caffè, la rete antiviolenza. E poi è stato dato questo a tutti i comuni e verrà dato anche a tutte le associazioni, e gli enti, le fondazioni che vorranno partecipare per proporre qual è invece il loro punto di vista, da cui partire a costruire il piano. Verrà quindi chiesto entro il mese di agosto, di rinviare questo documento per poi cominciare a lavorare sui tavoli tematici. Nel mentre, come nello scorso piano di zona, verrà appunto fatta la raccolta di tutte quelle che sono, le esperienze. Molto probabilmente ci sarà ancora la differenziazione tra quelli che sono i soli progetti portati, a compimento dall'Legnanese rispetto al Castanese, visto che abbiamo ancora, una diversificazione che non riguarda solo, le aziende e il loro modo di lavorare, ma anche proprio dalla diversità dei territori ci sono diversi progetti in corso. E poi da lì costruire tutti quelli nuovi e potenziare l'esistente. Quindi sarà un bel lavoro che è già partito, ci sono già stati dei contributi da parte degli enti del terzo settore che si sono detti molto disponibili a questo lavoro congiunto. E man mano che ci saranno gli step sulla bozza del piano, ve lo condivideremo. Ogni suggerimento, richiesta di partecipazione su un'area tematica assolutamente è ben accetta, non c'è nessunissimo problema se volete partecipare. Se volete poi vi mando anche questo documento riepilogativo del nostro percorso. Sì, certo, grazie Donati. Se ce lo manda ci fa un piacere. Volentieri. Stato presentato martedì, per cui non ve l'avevo ancora inviato come l'altro. D'accordo. Io volevo fare una Grazie. domanda. Posto. Sì? Volevo, nell'ambito delle politiche giovanili, potrebbe rientrare anche il supporto psicologico per i ragazzi che hanno avuto, diciamo, post-lockdown, post-COVID, delle conseguenze, purtroppo è brutto dirlo, ma psicologiche, perché ce ne sono tanti, da quanto sento, di questi ragazzi che stanno un po' subendo e soffrendo questa situazione. Se potrebbe rientrare anche un supporto psicologico per i ragazzi nelle politiche giovanili. Assolutamente sì, infatti c'era la parte con disagio post-Covid. Tra l'altro questa è una cosa che ho chiesto io che venisse inserita, perché ci sono state comunque una serie di segnalazioni e alcuni casi, li abbiamo visti anche proprio noi come servizio sociale, di necessità di ricovero in SPDC, per cui i reparti psichiatrici. Questi reparti, sia nell'ospedale di Magenta che di Legnano, sono solo per adulti, non c'è il reparto dedicato ai minori. Ci sono a Monza, ci sono a Pavia, nella nostra zona, su questo servizio siamo carenti, per cui tra i punti che abbiamo segnato per il confronto con SST e ATS c'è anche questo. Oltre che lavorare prima che si arrivi ovviamente al ricovero, ma anche di cominciare a ragionare se c'è questa possibilità, perché è un'esigenza che c'è stata sul territorio e non si è trovato posto. Per cui assolutamente sì. Per cui vale sia per i minori che anche per ragazzi, diciamo, ventenni, diciamo così. Fino ai 18 nella parte, sì, reparto minori. Come programmazione, il target che ci eravamo dati tra gli obiettivi da sviluppare anche insieme agli ambiti del Magentino e l'Abbiatense è 15-30 anni. Ok, grazie. Niente?
E anche sulla parte progettualità sui progetti per i disabili, anche qui l'indirizzo è stato di dare una particolare attenzione alle problematiche psicologiche e psichiatriche, proprio perché anche questo sarà uno strascico su molte persone dopo l'epidemia. Oltre a tutto quello economico e sanitario, sicuramente ci porteremo più avanti anche questa parte data dall'isolamento, dalla paura. E quindi è un argomento su cui lavorare. Sono altre domande? Non Magari ci sono Roberta, altre diamo un domande. aggiornamento. Sì? Vai, vai, Elisa, prego. Un aggiornamento sul prossimo concorso assistenti sociali dal Fondo Povertà. Col Fondo Povertà ci sono stati assegnati dei finanziamenti che arriveranno, sono già arrivati agli ambiti territoriali per l'assunzione di assistenti sociali nei comuni, così come nell'azienda sociale. Sta poi alla scelta dei comuni come utilizzare questi fondi, sia attraverso un concorso interno oppure attraverso graduatorie dell'azienda, proprio per il potenziamento dei servizi territoriali. Con i fondi assegnatici, la nostra intenzione è quella quindi di uscire con un concorso e arrivare a stabilizzare due nuove risorse per il comune, una risorsa quindi per l'area minori e famiglia di nuova assunzione, e oltretutto ci sono gli spazi anche per avere la figura dell'assistente sociale comunale per l'area anziani, che attualmente è invece la sua figura è ricompresa nell'appalto della casa di riposo. Questi fondi sono strutturali fino al 2030, per cui è sicuramente necessario approfittare di questo finanziamento. Già nel mese di agosto dovremmo uscire. Ulteriori figure poi verranno implementate per quanto riguarda il servizio della tutela minori aziendale e anche una figura sul dopo di noi per il piano di zona, per cui sono risorse che verranno utilizzate non solo dagli stessi comuni, ma anche a livello di ambito, per cui per potenziare i servizi di tutti e nelle aree più dedicate. Va bene. Grazie Elisa, se non ci sono domande possiamo salutarci allora. Grazie Va bene. a tutti, Grazie. Buonasera a tutti. Grazie. buona Buonasera. serata. Aggiornamento. Grazie, Grazie. arrivederci. Buona vacanza. Grazie. Buonasera a tutti. Ciao, Buonasera, buone vacanze a tutti. grazie. Grazie, buona vacanza. Roberta, salvi la registrazione. Sì. Interrompo e salvo. Ok.